Sonia! Dove c'è Sonia? Nazywam się Zofia Simeonowna Marmeładowa. Nie ukończyłam jeszcze 19 lat, ale już od prawie dwóch! Utrzymuje mnie ulica. Byłam jeszcze prawie dzieckiem, kiedy okoliczności zmusiły mnie do powzięcia tej straszliwej decyzji. Wynajmuję od pewnej rodziny, w którym też się mieszka. Mój ojciec, Simeon Marmeładow, człowiek bardzo dobry, ale również bardzo, bardzo słaby. Zrujnował swoją reputację, swoją karierę i całe swoje życie. Z powodu alkoholu. Kiedyś był on osobą bardzo poważaną. Umarł dwa dni temu, patrzy pod koło dorożki. Po wyjściu z Rzymu. Właśnie kilka godzin temu odbyła się stypa. Była ona możliwa tylko dzięki hojności tego człowieka, który po odwiezieniu mojego umierającego ojca do domu ofiarował nam swoje ostatnie pieniądze. Czuję, że ma on mi coś bardzo ważnego do powiedzenia. Sonia. Ma tu sai che i soffitti bassi e le stanze strette opprimono l'anima e la mente? Vivevo in un canile che odiavo e tuttavia non ne uscivo di proposito per giorni interi e non volevo lavorare, non volevo quasi mangiare. Facevo che starmene sdraiato. Se Anastasia mi portava qualcosa bene, mangiavo. Altrimenti passavo così l'intera giornata. Non chiedevo nulla apposta per l'aria. Di notte non c'era luce. Rimaneva a giacere nel buio. Ma non volevo guadagnare i soldi per comprarmi le candele. Bisognava studiare. Ma io avevo venduto i miei libri. E sulla tavola, sui miei appunti, sui quaderni. Anche adesso c'è un dito di polvere. Preferivo starmene sdraiato, a pensare, era la mia unica occupazione. E facevo sempre certi sogni strani, diversi, meglio dire quali. No, non è così, ti ho dato conto bene, vedi? Io mi chiedevo sempre, perché sono così stupido? Perché? Se sono stupidi gli altri, e io sono di sicuro che sono stupidi, non cerco di essere più intelligente di uno. Adesso so che chi è forte di mente e di spirito domina il suo prossimo. A chi ama molto, chi si dà sempre ragione. Chi è capace di sputare sulle cose grandi, diventa il loro legislatore e a chi osa più di tutti ha ragione. Così è stato finora e così sempre sarà. Allora Sonia, finalmente capì che il potere spetta solo a chi osa chinarsi per accoglierlo. C'è una sola cosa da fare. Osare! Rozumiesz teraz? Nie, ale niech pan mówi, ja wszystko zrozumiem. Ja sobie wszystko zrozumiem. Zrozumiesz? Zobaczymy. Fu allora che mi venne un'idea. Per la prima volta in vita mia. Un'idea che nessuno mai
aveva avuto prima di me? Nessuno! A un tratto mi dichiaro come il sole che nessuno finora, passando accanto a tanta stupidità, aveva osato, ne osava prendere tutto veramente per la coda e mandarlo a quel paese! Io non lo so, mi sa forse ne fa, io lo dico a papà, buona Spagna sta buona. Lo so anch'io che era il diavolo a trascinarmi. Buona sta buona. Tutte queste cose le ho già pensate, ripensate e bisbigliate a me stesso migliaia di volte. Quando ero là, sdraiato nel buio, le ho discusse e ridiscusse fino all'ultimo infinitesimo particolare e su tutto, tutto! Znać mi to i przeczytaj. A pan nie czytał? To było dawno. W szkole. Czytaj. A w cerkwi pan nie słyszał? Ja nie chodziłem. A ty często chodzisz? Nie. Rozumiem. A jutro nie będziesz na ojca pogrzebie? Będę. Czytaj. Ale zabijacie, czytałaś. Czytaj, no, ja tak chcę. Czytaj.